Ciao e bentornati a Seike in Puglia. Oggi siamo in compagnia del dottor Pino Carrieri, specialista in dermatologia e medicina estetica. Buongiorno a tutti i video spettatori. Oggi tratteremo dei temi molto attuali, ma prima di tutto, dottore, che cosa è successo alla sua voce? La mia voce chiaramente non è questa, però quando in giornate afose, calde, caldissime come abbiamo avuto, uno accende l'aria condizionata sia in casa che in macchina, pur avendo pulito i filtri, che è la cosa più importante, però non bisogna mai dirigere il flusso dell'aria fredda verso la faccia, verso la bocca, verso il naso. E quando uno sbaglia il risultato è questo, solo che pian piano ritornerà la mia vecchia voce. È vero, dottore, ha ragione. Infatti questi giorni abbiamo anche noi pulito i filtri delle aree condizionate, insomma, a casa, in macchina, per la nostra salute e per la salute dei bambini. È importante. Sì. Dottore, parliamo della mappatura dei nail. Si è ancora in tempo eventualmente di fare un controllo? Siamo, insomma, sole, nail, è un po'... Oddio, la cosa più importante sarebbe quella che questa mappatura, questo controllo dei nail fosse stato fatto qualche mese fa per arrivare all'estate con una certa sicurezza. Però noi abbiamo ancora metà mese di luglio più tutto agosto, e la gente dalle nostre parti continua ad andare al sole, a stare a mare, anzi a fare le lucertole sulla spiaggia, per cui è importante avere un controllo di questi nail. Proprio per mettere da parte oppure guardare con una certa attenzione qualche neo particolare, che di quelli che si sono modificati nella forma, colore, dimensione, eccetera, proprio per evitare i grossi problemi. Perché con il melanoma oggi è una bestia molto violenta, molto pericolosa. E maggiormente, ecco, questo ci voglio dire, maggiormente per i bambini, perché si è visto, e ci sono documenti in tutto il mondo, che chi si espone fino all'età dell'adolescenza e prende delle scottature solari, ne bastano uno o due per aumentare di oltre 5 volte il rischio durante la vita di questi soggetti di contrarre un melanoma. E il melanoma non... Prima, pochi anni fa, non tanto, per il melanoma davano una sopravvivenza, quando il melanoma era già più grosso, nodulare o che aveva sanguinato, si arrivava fino a massimo 8 mesi di vita. Oggi, con le tecniche, i nuovi farmaci, eccetera, biologici e altro, si è riusciti a prolungare la vita di questi soggetti anche di alcuni anni o diversi anni. Però rimane il concetto, i bambini vanno protetti con le creme antisolari ad alta efficacia, 50 di fattori di protezione, ma non messa alla mattina e il bambino rimane fino alle 5 del pomeriggio in spiaggia, ma ripeterla ogni ora e mezza. Sarò eccessivo, ma per il bene dei nostri bambini o nipotini è giusto fare in questo modo, cioè proteggerli. Poi, una volta protetti, la pelle poi si abitua ai raggi ultravioletti. Non dimentichiamo che il buco dell'ozono o tante altre situazioni che stanno modificando sia il clima che l'irraggiamento stesso del sole arrivano sulla nostra pelle e sulle nostre zone tanti di quei raggi ultravioletti che sono i responsabili della trasformazione di un neo in melanoma. Infatti abbiamo già trattato questo argomento, sempre con il dottor Pino Carrieri, e sul nostro canale Seike in Puglia troverete il video che si chiama Mappature dei nail. Volevo precisare una cosa a favore dei bambini. I bambini che stanno in acqua, nel mare, oppure sulla sabbia, ricevono due volte, tre volte le reazioni dei raggi ultravioletti che vanno a colpire la pelle. La stessa cosa si verifica in montagna con la neve, questi raggi vengono riflessi e quindi il bambino deve essere protetto maggiormente, ma ecco perché si dice un'ora, ogni ora e mezza con creme ad alta protezione.
Chiaramente alcune signore dicono, alcune mamme dicono, ma io uso già la crema come fattore di protezione 10. Signora, non serve, deve utilizzare la 50. Tanto spalmare una crema da 50 di protezione o 10 è la stessa cosa, però proteggiamo questi bambini. Bambini che sono molto, molto più pericolosi, è molto più pericoloso che possano trasformare un neo strano, un neo diverso, un neo che non hanno, la mamma e i genitori non hanno visto, non hanno riscontrato. Anzi, a maggior ragione, controllate la pianta dei piedi, perché anche lì ci sono quei nei che sia sull'asfalto, sia sulla sabbia, in acqua, eccetera, sono ogni momento soggetti, anche quando uno passeggia o corre, sono soggetti a eventuali trasformazioni. In occasione delle prossime vacanze fate un controllo per la vostra salute e quella dei bambini. Dottore, riguardante il Covid, cosa pensa sull'utilizzo della mascherina? Metterla, non metterla? Ci sono un sacco di discussioni. Come ci dobbiamo comportare, secondo lei? Posso dire che non lo so neanch'io. Anche perché c'è un motivo. Hanno parlato di mascherine utili, non utili, cinesi, non cinesi, che costavano tanto, che invece costavano pochissimo. C'è gente che, come sappiamo, che ha guadagnato milioni e milioni per la vendita oppure per la mediazione delle mascherine. Tutte queste cose hanno creato scompiglio nella gente, hanno creato indecisione, che cosa fare. Servono, ma servono veramente per il Covid? Una cosa è certa, e questo viene testimoniato sia dai farmacisti che dai medici di base. Da quando si sono utilizzate le mascherine, bene, si è ridotto notevolmente il numero dei pazienti affetti dalla famosa sindrome influenzale tipica dell'inverno. I farmacisti hanno venduto pochissimi prodotti per la tosse, per la vecchia influenza di una volta, il vecchio raffreddamento, grazie appunto alle mascherine. Quindi per quel virus influenzale le mascherine sono servite. Ora, per il Covid certamente sì. Infatti il comitato tecnico scientifico che cosa dice? La distanza, la mascherina, e poi arriveremo anche al vaccino. In fin dei conti, in un luogo pubblico è importante tenere il discorso delle mascherine, perché non sappiamo chi sta a fianco a noi, se per caso ha avuto un tampone positivo, che ancora non sa la risposta, ma appena arriva la risposta è positivo. Quindi ci dobbiamo difendere uno con l'altro e stare molto attenti. E allora non costa niente fare questo lavoro qui, mettere un attimo la mascherina quando si entra nei locali pubblici e quindi salvaguardiamo noi stessi e gli altri. Questo è un fatto di civiltà. Se non si riesce a capire, se poi dà fastidio proprio la mascherina ad alcune persone, dà fastidio perché dice che non riescono a respirare, che hanno problemi con la mascherina sulla pelle del viso, hanno quelle irritazioni da mascherine, ma non sappiamo se la colpa è di una mascherina che è fatta, tra virgolette, diciamo cinese, oppure mascherine di ottima fattura. Questo bisogna andare a vedere. Nel frattempo però serve, la mascherina serve, e non metterla, ma così anche nelle esibizioni canore, negli sport, negli stadi e anche discoteche, tutto sommato. Darà fastidio, ma se ci vogliamo liberare di questo benedetto Covid, dobbiamo farlo. È un fatto di civiltà e di cultura. Dottore, e del vaccino? Come la pensa? Bella domanda, una bella domanda, perché è attuale, perché siamo tutti confusi in pratica, perché quel comitato tecnico scientifico e tutti i grandi specialisti, immunologi, infettivologi e altro, hanno detto cose contrastanti, per cui alla fine il cittadino a chi deve dare ragione, a uno o all'altro? È giusto farlo o non farlo? È giusto quale dei tre vaccini, quattro che ci stanno, compreso quello russo? E l'incidente che è successo, che è accaduto per la somministrazione di un vaccino e che poi dopo due, tre giorni, quattro giorni quel paziente è morto. Ma bisogna prima
cercare di capire quali sono veramente le cause, come stava questa persona in salute, perché se questa persona è un ultra novantenne e che ha grossi problemi, alla fine è morto per il vaccino? E l'altra cosa ancora, non voglio essere, ma quante morti in ospedale che non erano da vaccino sono state catalogate come morti da Covid? E allora tutto questo hanno creato ansia, paura in tutto e per tutto. È stato sufficiente poco. Sì, qualcuno ha avuto una reazione, ma bisognava sapere veramente come stavano, quali erano le sue condizioni prima e poi capire se è stato il vaccino. Poi non dimentichiamo che anche un'aspirina, anche una compressa per il mal di testa, non voglio fare nomi, d'accordo, possono essere mortali. Allora, perché il vaccino no? L'altra cosa ancora, non è legale obbligare la gente a vaccinarsi. Un momento. Ma le vaccinazioni infantili, se il bambino non fa le vaccinazioni, non entra a scuola. E perché ora non fanno la stessa cosa? Chi non è vaccinato non entra nel pullman, in aereo, nei pullman, nei ristoranti, nelle discoteche. Perché no? Ai bambini sì, prima, adesso no, non si può. E allora anche la legge, i nostri politici devono capire una cosa del genere. Non devono confondere di più le persone. Se le persone non capiscono più niente. Quale faccio, l'AstraZeneca o quello o quell'altro? Quello che trovi lo fai. Se una funziona al 90% e l'altra no, all'89% o al 91%, qual è? Che cosa cambia? Che cosa vogliamo? Anzi, chi non fa il vaccino con la famosa manovra che si fa, che noi vediamo in televisione, che cosa comporta? Comporta che può infettare altri. Comporta il fatto che non siamo sicuri e dobbiamo stare attenti uno con l'altro. Comporta il fatto che il Covid continuerà a girare fra noi. E quindi noi in inverno ci troveremo da capo con numeri molto alti e cominceremo ad avere ancora nei prossimi anni il richiamo di un vaccino. Solo adesso si legge che il Covid non è altro, chiedo scusa ma lo dicevo mesi e mesi fa, il Covid non è altro che una grossa, brutta e vecchia influenza. E così va trattato. Vedo che ha fatto un tatuaggio sul polso, sul dorso della mano, che sì, anche sulla superficie, perfetto, hanno un significato, perché sono geometriche, ma io non capisco che cosa vogliono dire. Veramente non è un tatuaggio vero, è disegnato con l'ennè così a fantasia, non ha un significato. A proposito, dottore, cosa ne pensa, professionalmente parlando, dei tatuaggi? Beh, però veri, quelli veri. Allora, per quanto riguarda i tatuaggi, è stato dimostrato che quelle sostanze che vengono iniettate stimolano il sistema immunitario della persona, sia perché li vuole rigettare, quello che poi è il più classico. Invece non sappiamo in realtà quel rigetto, se non avviene visivamente, cosa succede all'interno del nostro organismo. Non dimentichiamo che adesso certamente questi colori sono molto più raffinati, sono migliori, ma pensiamo un poco tanti e tanti decenni fa, quando i tatuaggi erano di appartenenza dei marinai, dei carcerati, eccetera. Cosa usavano prima come coloranti, come colori? E l'altra cosa ancora, all'epoca si dice volgarmente, si batteva il tatuaggio con una bacchetta, con un ago, con le mani, e non si aveva mai la stessa profondità nella pelle, per cui creava grossi problemi. Adesso con quelle macchinette che sono regolate in base allo spessore della pelle,
questo evento non si verifica. Comunque non sono contrario ai tatuaggi, a quelli piccolini vanno benissimo, ma piccolini quando devono rappresentare qualche cosa per chi li vuole fare e li vuole portare, anche nascosti, non c'è bisogno di essere di farlo vedere al pubblico, di farlo vedere a tutti. E quella è una moda che si sta già da diversi anni e noi li vediamo in cantanti, in giocatori che hanno tutte le braccia piene, e non solo le braccia, il corpo, e c'è gente che è piena di tatuaggi, di tanti tatuaggi, più o meno piccoli, più o meno grandi. Noi vediamo anche un cantante che è pieno di tatuaggi fino al collo. Ma adesso io mi sto accorgendo di un altro fatto, che questa gente comincia a coprire il collo perché non li vuole più far vedere. Ma c'è un piccolo handicap, che io direi grandissimo: come toglierli? È vero, c'è un laser, Blue Switch, che li toglie, però un piccolo segno rimane e poi rimane a vita. Questa persona che si è fatto un tatuaggio anche grande, specialmente se è un giovane, crescendo, aumentando le dimensioni sia in larghezza che in altezza, il tatuaggio si diventa difforme, diventa strano. E allora lì comincia la storia per toglierli. Come fare, dove andare, da chi andare. Bisogna andare da uno specialista che ha il laser idoneo per il tatuaggio. Un laser che però non è soltanto, esiste sia quello per il colore nero del tatuaggio, come esiste anche il laser per gli altri colori presenti nel tatuaggio. Il concetto qual è? Fanno male o no? Siccome ci sono degli studi, come ho già anticipato, che creano un disordine a livello immunitario, noi ancora non sappiamo se questo disordine fino a che punto può danneggiarci. Ci mancano ancora degli studi su persone che prima non avevano tatuaggi, poi si sono fatti il tatuaggio e dopo qualche tempo, che può essere mesi o anni, sono andati incontro a delle conseguenze. Cioè, non abbiamo ancora dei risultati di questi studi. Ringraziamo il dottor Pino Carieri per questa conversazione molto interessante e utile. Grazie a tutti voi. Volevo soltanto chiudere ricordando due o tre cose. La prima cosa, la mascherina. Fatelo per il bene di tutti. L'altra cosa, il vaccino. Fatelo perché è molto importante. L'ultima cosa, il sole, vi ho già detto. Proteggete i bambini perché saranno, è il nostro futuro. E poi, per ultimo, grazie a Saike in Puglia e a tutto lo staff. Sai che può interessare o coinvolgere anche te. Vediamo la camera te l'alta, salviamo, ok. Adesso tutti con i pollici su, vai!